Bentornati su RetroPlay, questa volta giochiamo a Columns della Sega, anno 1990. Questo è un gioco che uscì per Sega Mega Drive e che poi fu anche convertito in sala giochi. Non so se contemporaneamente o poco dopo uscì la versione da sala, ma questo è praticamente un gioco, un puzzle game vecchio stile, no? Abbiamo già visto in passato i vari Tetris e similari, e questo ci somiglia però. Fa qualcosa di un po' diverso. E il solito match 3 sarebbe che bisogna unire tre elementi uguali per fare la combinazione. Come vediamo, tre gemme in questo caso. Non andiamo a giocare, però, come vedete, già la grafica è molto bella. Si ispira alla mitologia greca, queste cose qua, queste cose molto belle. Ok, iniziamo dal livello 0 perché tanto che non ci gioco e faccio cagare. Allora, la musica è molto bella, sentitela. Oh, ho sbagliato tasto. La guida inizialmente sembra molto molto semplice, cioè prendi gli oggetti e li butti giù, però poi quando i livelli diventano più ampi, bisogna per forza andare a vedere in alto a destra i pezzi che arrivano, perché scendono talmente giù a cannone i pezzi che bisogna stare molto attenti e bisogna giocare d'anticipo e soprattutto bisogna sfruttare le altre combinazioni. Ma adesso sto facendo combinazioni molto basiche, orizzontali o verticali. Poi, proseguendo nel gioco, ad esempio, vedete adesso quelle arancioni come le ho messe in modo che buttando questa faccio la combo. Ecco, vedete? E così fai un botto di punti con la combo. Ma qua sto un po' incasinato, vabbè, la metto qui così. Andiamo col rosso. È un po' che non ci gioco, sono un po' arrugginito sto gioco, ragazzi, non ci fate caso. Questa la metto così. Là purtroppo il rosso mi serviva lì, però vabbè, faccio così, guarda. E adesso c'ho due possibilità di rosso. Adesso vedete che già comincia a diventare più veloce il gioco. E bisogna cominciare a guardare sulla destra. Qua io già non capisco più niente perché è parecchio che non gioco, quindi non c'ho più il. Non c'ho più l'abitudine. Però qualcosa riesco a combinare ancora, come vedete. Allora, giù non bisogna più usarlo perché nel tempo che ci mette il pezzo a scendere giù, uno si studia un po' il pezzo successivo che deve arrivare, no? Tipo adesso so che lo devo mettere a destra. Ma qua lo metto a destra e lo faccio girare così. Ok, qua questo lo butto così, così faccio un botto di. Ho fatto la croce proprio cristiana. Ma provo a concentrarmi, ma sto giocando di merda perché è tanto tempo che non ci gioco, quindi non c'ho più quell'affinamento delle strategie, della strategia che succede quando uno ci gioca da un po', no? Che ne so, ci giochi un giorno, ci giochi, che ne so, un'oretta un giorno, un'oretta un altro giorno, allenandoti e tutte le meccaniche di gioco ti saltano alla mente, no? Invece adesso proprio sto a far cagare perché proprio non. Ecco, vedi, ho sbagliato, devo metterlo giù quello. Mettiamo qua. Sto giocando abbastanza da schifo. Combo. Oh, ho fatto una combo dopo 30 anni, finalmente sono riuscito. Vabbè, la partita diciamo che si è quasi conclusa perché non riesco a giocare decentemente. Dopo tanto tempo che non lo prendo sto gioco. Lo so, è la 200ª volta che ve lo dico, però è così, ragazzi. Oh, attenzione! No, l'ho sprecato perché. Ho sprecato il jolly, ragazzi, sull'unica gemma che ce n'erano solo due in tutto il campo.
si è velocizzata ancora di più. No, ho fatto la cazzata. Sto per schiattare. No. Grande combo. Altra buona combo. Niente, ho fatto cagare. Buona combo questa. No, ho sbagliato. L'ho messa lì, non dovevo metterla. Sto giocando a schifo, ragazzi. Perdonatemi. Sto gioco qui un mio amico ce l'aveva in una di quelle cartucce che si compravano all'epoca dai marocchini, no? Tu invece di spendere 50 euro per un gioco andavi dal Vucomprà, dall'amico extracomunitario, sulla bancarella o sul pannetto, sul ciglio della strada, e lui c'aveva tutte queste cartucce tarocche, che questo è molto tempo prima che ci fossero i giochi PlayStation tarocchi, ragazzi. Mentre sono giocato a schifo. Oh, attenzione, combo involontaria. È andata bene. Questa la mettiamo giù così. Niente, sto andando male. Andando male, malissimo. No, no, no. Oh, m'ha detto culo. Mi sto cercando di concentrarmi, ma va male lo stesso, ragazzi. Ormai niente, ormai è persa la partita. Game over. Ok, dicevo, c'erano quei simpatici extracomunitari che foraggiati dalla malavita locale ti vendeva i giochi taroccati. Abbiamo finito. Ti andassi i giochi taroccati, che erano di produzione cinese, credo. E in una cartuccia dentro c'erano tipo 3-4 giochi. Lui in questa cartuccia c'aveva Golden Axe, Columns e un gioco di calcio. Era tipo Italia 90, mi pare. Un gioco di calcio, World Cup 90 si chiamava quel gioco là di calcio, esattamente. E in pratica lui, che si cambiava gioco, mettevi la cartuccia, per cambiare gioco bastava che premevi reset e automaticamente la cartuccia passava al gioco successivo e potevi passare da un gioco all'altro di questi tre giochi inclusi. C'erano anche delle cartucce che contenevano 5, 10, 20 giochi, poi si arrivava all'assurdo. E un altro amico mio c'aveva una cartuccia invece che conteneva tipo 30 giochi, ma erano quelli del Master System, che però funzionavano sul Mega Drive, perché voi dovete sapere che il primo modello del Mega Drive all'interno c'aveva anche il chipset del vecchio Master System per funzionare quando uno collegava l'adattatore delle cartucce Master System, che era da comprare a parte. Però all'interno del Mega Drive già c'erano tutti i chip del Master System, ragazzi. Vabbè, ci siamo dilungati anche troppo. Questo era Columns della Sega e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.